Forse non lo sai, ma il mondo è fragile. Non posso perdere tempo, ci sono troppe cose da raccontare. Ci sono 9 persone in una grotta che escono, poi rientrano inseguiti dai cattivi e l'acqua sale. Un attore a Trieste fa fatica a pagare i conti, crede di essere nei guai, poi scopre che il mondo sta cambiando e la sua famiglia si sta disintegrando, allora capisce che non stava poi così male. C'è uno poi a Copenaghen arrabbiato con il mondo, incontra la spia, lo scienziato, l'amore, il dolore, scappa. Ma dovrei raccontare anche altre storie, come quella del ragazzo che affronta il male da solo come fosse un eroe e del veggente che vede il futuro, il passato, mai il presente perché è troppo per lui. Dovrei dirti del maestro, dei suoi scopi, della scuola che aveva e dei suoi studenti che sono quelli nella grotta. Dovrei dirti del mondo, della sua fine, della speranza che finisce, della gioia che rinasce, delle lotte, delle amicizie, degli amori e degli addii. Dovrei dirti che tutti capiscono e alcuni pregano, altri sparano, altri amano, altri corrono e piangono e lavorano. Troppe cose, capisci, troppe parole e io non ho tempo, nessuno ha più tempo. Non è un conto alla rovescia, è una candela che si spegne come in una poesia di Eliot. Così finirà, aspetta, lo scrivo su una cartolina e te la mando. Saluti.